Acamara è una parte di cranio umano composta dalle ossa parietali e dall'occipitale, che data la morfologia estremamente arcaica, dovrebbe appartenere ad un sapiens arcaico, uno dei primi individui probabilmente arrivati in Europa dall'Africa. È un ritrovamento estremamente importante perché si colloca in uno scenario totalmente privo di reperti di questo tipo nel nostro territorio e quindi va a colmare un vuoto informativo dal punto di vista paleontologico estremamente importante. Si tratta, come dicevo, di un reperto eccezionale perché ci garantirà uno studio multidisciplinare e di questo cercheremo di ricostruire tutte le informazioni possibili e immaginabili riguardanti questo individuo. Chi era, grazie alla sua analisi genetica, quando è vissuto con le analisi appunto a radiocarbonio o con altri metodi radiometrici, adesso vedremo man mano. Da dove proviene il fossile, quindi faremo degli studi tipo geomorfologico e sedimentologico della zona di ritrovamento. Il tutto è ancora molto, molto preliminare, non abbiamo certezze, abbiamo soltanto un reperto che è certamente un nuovo tassello per un patrimonio paleontologico straordinario, quale quello della pianura padana.